E tu, Francesco, cosa hai imparato oggi a scuola? In classe anche il prossimo anno scolastico. Per la quarta volta, infatti, le scuole primarie saranno protagoniste della campagna Frutta nelle scuole, varata dal Ministero per l'Agricoltura, con l'obiettivo di spingere i più giovani al consumo di frutta e verdura di stagione e possibilmente biologica, DOP o IGP. Il programma sarà possibile grazie alla sostanziosa iniezione di 35 milioni di euro forniti dalla Commissione europea, dal Ministero delle Finanze e dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea. Quasi 1.100.000 gli scolari tra i 6 e gli 11 anni che faranno merenda almeno 20 volte nel corso dell'anno con frutta e verdura e che parteciperanno anche a visite a fattorie didattiche, orti scolastici, atelier legati al giardinaggio, mixati a incentivi e ricompense di natura ludica. Al progetto le scuole interessate potranno aderire per tutto aprile tramite una procedura informatica disponibile sul sito www.fruttanellescuole.gov.it. E c'è anche un concorso fotografico per famiglie, tutti pazzi per la frutta. Le foto in formato digitale dovranno essere caricate sul sito internet www.tuttipazziperlafrutta.it. Tra le immagini pervenute, una giuria qualificata selezionerà le migliori 100 e ai nuclei familiari vincitori verrà offerto un soggiorno premio in un agriturismo. Restiamo in tema di bandi. A partire dal 4 aprile e per 40 giorni, comuni e province potranno cogliere l'opportunità offerta dal Ministero dell'Ambiente per dotare le loro scuole di coperture fotovoltaiche per la fornitura di energia. È uscito infatti il 20 marzo il nuovo bando de Il Sole a Scuola, che rientra nelle azioni per il Programma Nazionale per l'Energia Solare alla sua seconda edizione. 3 milioni gli euro a disposizione, che come clausola per l'erogazione prevedono il congiunto avvio di un'attività didattica che faccia analisi energetiche ed elabori interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nelle scuole. Attività che dovrà essere rendicontata e allegata alla documentazione di fine lavori. Questo per coinvolgere attivamente e sensibilizzare i ragazzi al pensiero green anche con momenti formativi ad hoc. Fra i progetti presentati e approvati, il Ministero individuerà inoltre i migliori 20 elaborati prodotti dalle scuole, che saranno premiate nel corso di un evento apposito. Il contributo concesso dal Ministero è pari al 100% del costo ammissibile, con un massimo di 40.000 euro per edificio scolastico. Ogni comune e provincia, a seconda della popolazione residente, potrà far concorrere da 5 a 20 progetti. I finanziamenti sono previsti solo per impianti su tetto di potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW. Sul sito del Ministero dell'Ambiente sono presenti maggiori informazioni e le corrette modalità per la presentazione delle istanze. L'iniziativa ha visto partecipare nella sua prima edizione oltre 1.300 scuole, con una sensibile adesione da parte delle regioni del Sud. Circa 800 sono stati gli interventi approvati, 500 dei quali completati.